Morti e untori nella Napoli martoriata dal colera e la straordinaria opera dei medici eroi che nei secoli nel capoluogo partenopeo hanno aiutato gli ultimi, i sofferenti, con l'incessante ricerca di una cura. Il flagello che uccise Leopardi con 13.000 napoletani perseguitò Francesco di Borbone fino a Roma, dove la madre gli morì tra le braccia, e anche allora, a far paura, era l'Oriente. Sullo sfondo, la tragedia e il racconto di una città popolata da un'umanità dolente nei secoli. Un'umanità dolente che sarà raccontata anche da Francesco Mastriani e Matilde Serao e anche da molti visitatori stranieri, come quel varente e coraggioso medico svedese Axel Mjunt, un medico svedese tra i vicoli come molti medici degli incurabili. È un nome terribile, perché all'epoca sani, malati, curabili, incurabili, in maniera molto semplice, ma raccontava di alcuni tipi di malattie per cui non era prevista la cura nella maniera più assoluta. Si trattava degli ettici, cioè la tubercolosi, degli itropici, ma soprattutto dei luetici. Quindi chi si dedicava a loro si dedicava agli ultimi della società e aveva bisogno di una carica non soltanto scientifica, ma anche di una carica di umanità straordinaria. Questi medici veramente meritano tutto il nostro rispetto, come quelli che oggi si sacrificano per il coronavirus, perché tra l'altro questi maestri antichi lasciavano anche il denaro del loro stipendio per far mangiare meglio i malati ricoverati in questo grande nosocomio.